Good evening, buonasera, erev tov to all of you here. Inspired and encouraged by the papal visit to the Roman synagogue last Sunday and the remarkable hospitality that the Jewish community of Rome under the guidance of Chief Rabbi Riccardo Di Segni offered to Pope Francis, we are meeting here tonight, the first meeting in this new year of meeting for our third encounter within the series of lectures in memory and celebration 50 years with Nostra Aetate. I would like to say a word of special welcome to Don Cristiano Bettega, director of, I say this in Italian now, Ufficio Direttore dell'Ufficio Nazionale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. It is together with Don Cristiano, with the office, that we are organizing this lecture series, which will include, in fact, it will conclude, as I hope you all have noticed, with a concert on Psalms, in the month of May. More about that later on. Tonight's topic is liturgical celebrations facing secularism. 4 years ago, here at the Gregorian University, in a well-noted speech, Chief Rabbi Jonathan Sacks said, and I quote, "For half a century, Jews and Christians have focused on the way of dialogue that I call face-to-face. The time has come to move on to a new phase, the way of partnership that I call side-by-side. For the task ahead of us is not between Jews and Catholics or even Jews and Christians in general, but between Jews and Christians on the one hand and the increasingly, even aggressively secularizing forces at work in Europe today on the other, challenging and even ridiculing our faith. If Europe loses the Judeo-Christian heritage that gave it its historic identity and its greatest achievements in literature, art, music, education, politics, and as we will see, economics, it will lose its identity, its greatness, not immediately, but before this century reaches its end." This was Chief Rabbi Sacks. We know that secularism is, of course, a complex, a multifaceted reality. There is, of course, the very anti-Jewish or anti-Christian aspect of secularism, but there is a form of secularism that we all are indebted to, which, for instance, allows us to pretend from any political state or society to have the right of expression of our religious beliefs, religious liberty, as individuals and as religious communities. And then there is secularism as a description of a nuanced religious affiliation which may go from mild secular to strongly secular. One of the most interesting and challenging encounters between the secular and the religious are, of course, the holidays with their respective liturgies. Let me simply here mention Christmas. Possibly Pesach could be a sort of analogous example. Obviously, there's the risk of a complete sellout of the religious content, but possibly these celebrations are also a door to get in. Many questions, many, I believe, fascinating and urgent questions, and it is truly a blessing to have here tonight such qualified persons who may help us to face these questions in a dialogue side by side. To my right, our first speaker tonight, Rabbi Yuval Sherlo. He's head of the Amid Orot Shaul Yeshiva HaSheder in Israel. Rabbi Sherlo is the author of numerous books and articles. He wrote a new commentary on the book of Song of Songs, written extensively on public morality and the revival of Torah in contemporary times. Rabbi Sherlo has led a very well-known website of the kind, Ask the Rabbi, and until now he wrote more than 60,000
voices answers on various issues. He's a member of various Israeli governmental ethical committees, well-known speaker participating in numerous meetings in both the secular and the religious world. Recently, he was nominated as the head of religion and ethic department in the Jerusalem Ethics Center. The Cardinal Beer Center is very honored to have Rabbi Scherlau with us tonight. Thank you very much, Rabbi. And good evening. Thank you for inviting me to this really exciting event, trying to, as Rabbi Sachs said, together to face one of the great challenges that all religion have today, towards secularism, but things are changing. And today, secularism is not only a kind of an enemy, or it's not only a confrontation. I'll claim towards the end of my talk that we can have a lot of advantages and a lot of good things that come through the fact that secular people are coming back to ceremonies, to praying, to whatever, and I'll explain it slowly. But let's start from the beginning. Talking about praying, talking about liturgical, talking about all those issues are traditionally connected to religion. Because praying means a human being, we believe the entire nature, is standing in front of the divine, in front of God, and have a kind of a dialogue with God. So therefore, we can see that in all pictures that we see traditionally the praying, how will we do it? Okay, excuse me for a second. Okay, you can see that all the pictures are religious people. You can recognize they have their tallit, they have their tefillin. You can recognize that they are separated between men and women. And praying was one of, it's a kind of a identification card. If you pray, you are religious, you are full of faith, and you are part of this phenomenon, talking and having a kind of a dialogue with the divine. And every picture that you'll see, it happens in the synagogue. This is a very old picture, very known picture. You can see the women is behind the people, and the people are down with traditional outfit. And another picture that we have it constantly. Saying that is also the book of praying. This is the Siddur, as we call it. This is the book of prayers. Everything is connected to God, nothing else. I mean, you cannot find in the traditionally book of praying anything that is secular by definition. Now, people are praying for their health, but health is not secularism. People are asking for rain and for other things from God, but everything is connected to your religious belief, and definitely, when people became secular, they left. They left the synagogues, they left the tradition, they left the textbook, and they did something completely different. In Judaism, it was much more complicated, because not only that people became secular, and therefore left the synagogues and left God behind, but they came to the new land. It happened approximately the same time where the Zionist movement was established. So therefore, they came back from the diaspora to the Holy Land, but they didn't call it the Holy Land. They called it Israel, or they called it whatever, but not the Holy Land. And they left everything behind, left their families, their parents, their tradition, their life cycle of religion, and definitely they left those books and praying everything behind,
coming to the land and creating a new Jew, something completely different, a new personality, a new human being. And this, the talk, this, you can read everything. When you read there, the things that the secular Zionist leaders wrote in the end of the 19th century, the word was creating a new personality, a new identity, and leaving everything behind. So what was the alternative? The alternative, you can see that. Alternative was all kinds of poems, songs, orchestras that are dealing with completely different things. They are dealing with love, with nature, with agriculture, with history, with whatever, not mentioning even the divine, not mentioning God, not doing anything else except of singing about our life, our conducting, self-conducting of life, and the new world that is opening for Jews that left the diaspora, that broke the walls of the ghetto, and came back to their land, and are establishing or reconstructing the nation, the love, the nature, the everything that is secular, completely secular. And this is the choir. I mean, this is the orchestra. Girls and boys are singing about everything except God. But a second step was, I want to emphasize another point. Not only some of the songs were a demonstration against all the idea of God conducting the history, and I'll speak about it soon. Not only that, but they came to the land of Israel, and there was a kind of a contradiction between the demonstration and the ignoring and abandoning all the religion and the tradition, but they did want to see themselves as a continuation of Jewish history. So how can you be continuation of the history and in the same time refuse or disrecognize the connection with God? The idea was take the old ceremonies and the old holidays and give them a new meaning. For instance, one of our holidays is, the name is Shavuot. It's 7 weeks after Passover, and the Bible says that what should we do on Shavuot? On Shavuot, we should bring the harvest, the new harvest and the new fruit that we have from this year, agriculture, you know, everything that the beginning should be giving to God. So also the beginning of our properties and our fruits and our harvest should be giving to God. How do you celebrate it as a secular person? So you can see this picture. This is a picture from a secular celebration of Shavuot, dancing, holding the, you know, the, I don't know how you say it, what you do, bread out of it, yeah? And girls are dancing, but bringing it to ourselves, putting it in the center, celebrating Shavuot as a secular holiday, and that actually happened to all holidays. And this was the second step. So when, I'll try to say it again. The first step was leaving everything. The second step was we feel naked. We do want to be a continuation, but we don't believe in God and we don't have anything to do with him. What should we do? We should interpretate our old holidays in a secular way. Yeah, and this is what you see. This is another picture from the celebration, and this is another one. This doesn't look like a synagogue, and it doesn't look like the temple, but it is part of the new way to celebrate the holidays and to have the good time. You can see girls are dancing, kids are looking, all the farmers are there,
They're talking about Bikurim, that's the Hebrew word about it, but no connection, as I said, reinterpretation of the traditional holiday. And these are the new Jews. These are, you can see them singing, and really very interesting what happened in those days. As I said before, it's not only reinterpretation in the second step, but it was also a kind of a demonstration against. For instance, one of our holidays is Hanukkah. In Hanukkah, we are celebrating the fact that we succeeded to beat the Greece 2,200 years ago, and therefore we lit the Hanukkiah or the menorah. You know those, it's a very Jewish, it's a very Jewish symbol that everybody knows that. Now you can see the rabbis here are lighting the Hanukkah candles, and also in this picture, you can see that he's lighting. And what was the secular song about Hanukkah? I'll say it in Hebrew, Nes lo kara lanu. I'll translate, miracle didn't happen. Pach shemen, the oil, we didn't find. You know, for in our tradition there, we tell the story that we found a small amount of oil, and it succeeded that the candle, that the menorah in the temple was lit for 80 days. No, we didn't find anything. We did it, everything by ourselves. So it's a kind of celebrating religious or traditional holidays, but giving them new interpretations, yeah? This is another example. This is the Seder in a secular family. You can see all the family is sitting, having good time, eating. Some of them are reciting and saying and telling and reading the Haggadah, the book of what you do on Passover, but actually it doesn't have any religious meaning. And here is the choir of children. Here are the dancing on Pesach, etc. Okay, now we're coming to the third step. The third step of the meeting, the dialogue, was that secular people felt that this is a kind of a fake. You know, you cannot take holidays and reinterpretate them, because actually we all know the truth. And their kids are asking, one minute, if we don't believe in God, so why do we make the Seder? Or why do we light the Hanukkah candles? Not only that, people feel that this world is not enough. There are so many things that people are waiting for, are looking for, have that desire to be connected to something that is out of the world, that they don't want only to be dealing with themselves, but also to be part of the transcendental divine. And actually they felt that they don't believe in God, but they want to pray. They don't keep all the commandments that we have, you know, the halachas we said, they don't keep. They are driving on Shabbat, for instance, but they do want to be part of the special dialogue and the phenomenon between people, between human being and the divine. So therefore, we are starting to see, that's the third step, we're starting to see all kinds of secular praying. Now, it's from the intellectual point of view, it doesn't make sense. If, who do you pray to? And how can you say the word secular praying? You know, it's a kind of a contradiction. But from the emotional position and the feeling and the experience, this is becoming, for the last 2 decades in Israel, a very big phenomenon that people, secular people, want to participate in, to participate in praying. How? Some of them are coming to the synagogues, but it's a very small amount. Some synagogues were
smart enough to organize those kinds of praying out of the synagogue. For instance, I will not explain now who is we, but it's a group of rabbis are organizing on Yom Kippur, that this is the most holy day in the year, hundreds of events of praying, very orthodox, very traditional, completely according to the halakha, but out of the synagogues. Why? Because secular people will not come to the synagogue. They don't feel they're at home. They are strangers. But if the traditional praying will be in the schools or in the community center, where they are, no, it belongs to them exactly like it belongs to the secular religious people, everyone is equal, they'll come. And thousands of people are coming on Yom Kippur to participate in those kinds of events, and in the traditional liturgical and the poems and everything that we say on Yom Kippur. But this is only one way. Here you can see these are secular people that are praying somewhere outside, not in a synagogue. You can see it's somewhere in Jerusalem, and you can see the walls. It's not the walls of what we call the old city walls in Jerusalem. You can see the Israeli flag there. And this is a kind of a ceremony out of synagogues, that where people are equal. And that's very important for secular people to feel themselves. But not only in a traditional way. Those two boys are singing holy songs. It doesn't look like it, right? They look like in a summer camp. But actually, they're sitting here. I don't have the picture of the audience that is there. And they're singing religious songs, national songs, love stories, whatever, combining everything. And they call it praying. And they feel like they're really praying to something. They don't know to who. They don't know exactly what they are they asking for. But you know what? Even if you don't have anyone to pray to, even if you don't say anything that means praying, but sometimes you feel that even if you're singing a very known song, that you are desiring, that you are looking for something, that you want to have something that your life will be meaningful, to be connected to something that is out of this world. And this is another way of praying. You see, there's the chazan is sitting, the cantor is sitting with a guitar, and people are sitting all around, and they are saying very, very holy words in their singing. This doesn't look, completely doesn't look like a synagogue, but this is secular praying. And singers all over the country are coming back and singing poems and liturgical paragraphs from our old tradition, even though they're not observant at all. And the most big thing, this is, you will not believe it, but this is what happens every Friday night in the port of Tel Aviv. All secular people are coming before sunset and are accepting, we call it Kabbalat Shabbat, accepting Shabbat. And they are there singing holy songs. You see, with most of the people don't have head covers, they're completely secular. Some of them, everyone here is secular, because actually, according to halacha, it's inappropriate. It's violating Shabbat, so therefore you will not see their religious people. But they are coming to what they call Kabbalat Shabbat, and they are singing about Shabbat and about everything else. And here's another picture. For instance, the role of women is being changed. You see that women are praying together with men. You see the picture in a very different way. And actually, this is the third step that I wanted to speak about it.
And now is the most important thing that I want to emphasize. This is not only a revolution in the secular movement. It's not only connected to them. Like everything that is happening in our environment and around us, it has influence on us. On us, I mean rabbis and Orthodox people, observants, and even ultra-Orthodox. Why? Because there is a need to refresh our prayers. And you can see them, the secular people that are coming to pray, as a, a challenge for us to ask ourselves, maybe they are coming to pray and they have a great experience because they succeeded to do something that in our old way of praying, we still don't do it. And that is to be more relevant, to sing, to check from the, recheck what is the position, the right position of women in synagogues, and all kinds of things that actually, now it's amazing to say that, but actually the secular people are challenging the religious and observant people to check their own ceremonies. And you can see now, religious women, these are all religious women, are praying in a special religious women praying. Here's another picture. You are probably, I don't know if you are familiar with Rav Shlomo Karlibach, that actually came with the guitar to the ultra-Orthodox synagogues and changed the atmosphere there. It's not only very serious, it's also more happy and singing and dancing. And here you can see that the cantor is leading the tefillah, but if you have good eyes, you can see guitars all around and a trumpet somewhere, and also in this picture. And people are coming back and praying in the nature, outside of synagogues, and these are all, as you can see, Orthodox people. And this is the last picture that I want to see, that even ultra-Orthodox people are coming with their wives in between the trees. So something is very good happening to the praying because of the secular movement. So I'll try to summarize what actually I'm claiming. I'm claiming the following. Secularism and praying from the intellectual point of view don't go together. So therefore, as I said in the first step, people left everything behind and secularism and praying was completely separated and there was a wall between them. The second step was looking for substitutes. And those substitutes were completely different ceremonies and singing and whatever, and even reinterpreting the holidays in the traditional way of doing things and giving them the secular meaning completely different than what was the original case or the original soul of those holidays. You can imagine that we as rabbis and as Orthodox people weren't satisfied from this thing. We felt that it's a kind of a lie, a kind of a fake, a kind of stealing, and trying to do things against the tradition. And we condemned it. And as I said, part of this was also demonstrating against the traditional way, as I said, about Hanukkah. The third step was that people, or is still, secular people are looking for their way to pray, to celebrate, to go back to the original meaning of the holidays and the praying, but from their point of view. And now, the Orthodoxy should decide
if they are still against it, or trying to cooperate with it, like, as I said before, agreeing that some of the ceremonies will be out of the synagogues in order that everyone will be feel equal, everyone will feel at home, and will be able to take part and to share the experience. But the fourth and the most important thing from my point of view is that it's also a challenge for orthodoxy and for religious people and for the rabbis and for our synagogues. Because when you see that things are happening all around and people are having a very emotional experience, and even though they are not religious, they are praying, so you're asking yourself, what is the magnet? What is bringing them? And if you are brave enough, you are willing to check yourself and to see maybe there are things that we can learn from the secularism, and instead of feeling that there is a gap and we should condemn or confront and see this as a threat, maybe things can be closer and we can bridge between those kinds of ceremonies. Things are being changed slowly, slowly, but in a very interesting way, and it's a kind of a refreshing the old synagogue and the old tradition, and being more attractive, more having a lot of influence, and changing the ability of all people to have their connection with the divine and with God. Thank you very much. Thank you very much, Rabbi Scherlo, for, in some aspects, certainly provocative conference. I'm sure you have a lot of questions to ask Rabbi Scherlo. I would like to remind us at this point. So the format we choose is 35 minutes around, and Rabbi Scherlo was very precise within this frame for each speaker. And then we will have, at the end, around 20, 25 minutes question time to both speakers. So at this point, it is now my honor to introduce our second speaker, Padre Luigi Gioia, whom I consider a friend of the Cardinal Bea Center to many of us here. He's known because he came here also to give contributions to the Cardinal Bea Center. Padre Luigi, is Benedictine of the Benedictine Congregation of Monte Oliveto. He's professor at the Pontifical University Sant'Anselmo for professor of systematic theology and monastic studies. But being professor, he, and that is for me personally very impressive, he was abbot, father abbot, and novice master in his life career, so really comprising a lot of mission services to the church and having to deal, I think, very much with what is at the core of our reflections tonight, and that is liturgy as a Benedictine, that's in your DNA, then a liturgy and trying to connect liturgy to the younger generation of today, a younger generation that by default is certainly impressed with this secular age that we are living in. Padre Gioia. Io parlerò in italiano, mi è stato chiesto di farlo in italiano, allora avrete la traduzione. Allora, mi connetto con quanto Rabbino Scherlo ci ha appena detto del fatto che istintivamente non metteremmo in relazione il secolarismo con la preghiera, ma che invece, se ci si riflette sopra, la continuità e la possibilità di interazione vicendevole tra spazio, se vogliamo, liturgico e spazio secolare è più grande, più importante di quanto ci si aspetti. Solo però, se accettiamo di essere attenti,
non solo pragmaticamente, nel senso che siccome funziona lì, allora cerchiamo di imparare che cosa hanno e perché, come se si trattasse di imparare un metodo in un certo senso, ma ed è lì che concentrerò il mio intervento di stasera, perché ci sono delle ragioni teologiche di fare una cosa del genere, cioè il rapporto e direi la continuità tra lo spazio liturgico e lo spazio secolare è qualcosa che non è soltanto occasionale ma è necessaria, perché entrambi, questo sarà un po' l'argomento che cercherò di esporre, sono modi della presenza di Dio. Sono modi della presenza di Dio. Capisco che probabilmente sembrerà leggermente strana un'affermazione di questo genere, ma spero di poterla giustificare. Parto comunque dall'angolo spirituale nel quale mi colloco personalmente, per il fatto che sono appunto un monaco benedettino, e comincio con il notare il fatto che in campo agiografico si è verificata spesso una tendenza a confondere la fuga mundi, l'allontanamento dal mondo, dal secolo, la separazione, come una delle caratteristiche del monachesimo. Tale allontanamento sarebbe necessario per potersi dedicare liberamente all'Opus Dei, alla liturgia, alla celebrazione della liturgia. Il presupposto di tale approccio è quello che il mondo, o il secolo, se vogliamo, e la liturgia, quindi secolarità e liturgia, si escluderebbero vicendevolmente, obbedirebbero a logiche opposte, non di rado espresse in termini di profano e di sacro. E mi piace molto il fatto che ancora prima di sviluppare le mie idee, queste immagini ci hanno persuaso già visivamente del fatto che separare profano e sacro non ha nessun senso, e io cercherò di giustificarlo. In risposta a questa caricatura, per esporre la tesi fondamentale del presente contributo, occorre formulare questa relazione in modo diverso. Il monaco prende una certa distanza rispetto ad alcuni aspetti del mondo, che potremmo chiamare in questo caso mondanità, per entrare in una relazione più profonda con esso. Lo scopo è di entrare in una relazione più profonda con il mondo. Il mondo non è qualcosa che si lascia, ovunque si vada lo si porta con sé. La liturgia non è uno spazio che noi circoscriviamo, che consacriamo per Dio, ma è il risultato di una convocazione di Dio stesso per inaugurare non fuori dal mondo, nello spazio secolare, una relazione che certo ne contesta alcune dinamiche, ma ne sposa pienamente la storicità e la fragilità e ne fa il teatro della venuta del Regno di Dio. Mi sono riferito al monachesimo in apertura perché esso non pretende di essere niente altro se non un paradigma della vita cristiana, una versione cioè nella quale gli equilibri che ho appena abbozzato si stagliano più marcatamente e per questo possono essere colti con più chiarezza. Riflettere sulla relazione tra liturgia e secolarità, ossia tra la forma che assume la relazione comunitaria dei cristiani con Dio e la loro appartenenza ad una società pluralista, è di fondamentale importanza nel quadro della riflessione sul rapporto del cristianesimo con le altre religioni. Tale riflessione permette infatti di percepire fino a che punto lo spazio secolare, lungi dall'essere un ostacolo per il cristianesimo, ne è uno dei frutti, forse più tardivi a maturare, forse uno dei più sofferti, ma proprio per questo forse anche uno dei più belli e dei più rappresentativi. In questa riflessione dunque cominceremo con una breve chiarificazione riguardo a cosa intendo per secolarità. Poi cercheremo di indicare uno dei fondamenti teologici, ce ne sono altri, ma uno dei fondamenti che credo più importanti della secolarità, e infine vedremo come la liturgia, pur essendone una sorta di trasgressione, anzi, proprio perché ne è una sorta di trasgressione, ne onora profondamente i presupposti e ne protegge l'integrità. In una parola, difenderemo l'idea che una liturgia autentica promuove una secolarità più libera e più solidale. Nel suo discorso del 23 novembre 2006 all'Accademia Pontificale delle Scienze Sociali su secolarismo, fede e libertà,
L'allora arcivescovo di Canterbury, Rowan Williams, stabilì una distinzione che io trovo luminosa tra un secolarismo programmatico ed un secolarismo che lui chiama procedurale. Il secolarismo programmatico dà per scontato che qualunque sistema religioso o ideologico che faccia udire la propria voce nella sfera pubblica ambisca ad imporre il proprio punto di vista. Quindi la religione si fa sentire solo per imporre il proprio punto di vista. Considera questo secolarismo programmatico che ogni opinione riguardo al bene delle persone che vada oltre un minimo che è la sicurezza materiale, la relativa stabilità sociale delle persone sia da relegare nella sfera privata, va bene? E dà infine per scontato che l'espressione pubblica di convinzioni religiose o ideologiche sia potenzialmente offensiva e sia assolutamente da evitare. Se vogliamo, il modello di questo secolarismo, lì dove l'ho visto io personalmente incarnato più fortemente, è in Francia. In Francia veramente è molto più forte di quanto non si trovi in Italia o in Inghilterra. Con il secolarismo procedurale, invece, il presupposto è quello di una società liberale, consapevole di non possedere le risorse per produrre e sostenere la coesione sociale, indipendentemente dalle convinzioni morali e spirituali dei propri membri, e che quindi sollecita attivamente l'espressione pubblica di tali convinzioni. Abbiamo bisogno di sentire tutti quelli che hanno convinzioni e che le condividiamo insieme. Questa forma di secolarismo considera che è possibile, anzi necessario, promuovere un confronto leale ed aperto riguardo al bene comune al quale tutti hanno il diritto e il dovere di contribuire, nel quale tutti hanno il diritto di essere ascoltati e il dovere di ascoltare. Le differenze non sono sminuite, non sono considerate come potenzialmente pericolose, ma sono protette e nello stesso tempo educate, quando necessario moderate, secondo le logiche di una società pluralista. Tale atteggiamento resta secolare perché non attribuisce a nessuna di queste convinzioni un ruolo privilegiato, lascia che un consenso emerga grazie ad un confronto robusto e magari non sempre agevole, ma che rispecchia effettivamente le energie morali che compongono ed animano il tessuto sociale. Rowan Williams giustamente nota quanto questa seconda forma di secolarismo, che egli chiama procedurale, sia nata proprio quando il cristianesimo è apparso nella sfera pubblica dell'impero romano e ha contestato il potere assoluto dello Stato nella sfera delle convinzioni religiose e morali dei propri cittadini. I cristiani reclamarono allora dei limiti alla loro sottomissione allo Stato, non perché non avessero a cuore il bene comune, ma come espressione di una lealtà più profonda verso quello che in coscienza credevano essere il bene autentico della società di cui facevano parte. Non si può tuttavia rivendicare per sé tale libertà religiosa senza riconoscerla anche alle altre religioni o alle altre convinzioni morali o spirituali, non religiose o agnostiche o eventualmente anche atee. Questa nozione di secolarità e di libertà religiosa è presupposta nell'auspicio di nostra etate che il pluralismo, religioso in questo caso, non sia un ostacolo alla convivenza pacifica, all'arricchimento reciproco e al contributo nell'edificazione della società civile. Afferma Nostra Aetate che i vari popoli costituiscono un'unica comunità, che nel suo dovere di promuovere l'unità e la carità tra gli uomini ed anzi tra i popoli, la Chiesa esamina tutto ciò che gli uomini hanno in comune e che li spinge a vivere insieme il loro comune destino, e perciò la Chiesa sempre, dice Nostra Aetate, esorta i suoi figli affinché con prudenza e carità, per mezzo del dialogo e della collaborazione con i seguaci delle altre religioni, potremmo aggiungere di tutti quelli che hanno convinzioni morali e spirituali diverse, sempre rendendo testimonianza alla fede e alla vita cristiana, ovviamente, riconoscano, conservino e facciano progredire i valori spirituali, morali e socioculturali che si trovano in essi. Una descrizione di una società secolare. Tra i fondamenti teologici di questo legame di causa ed effetto tra cristianesimo e secolarità, vorrei sottolinearne soprattutto uno legato al carattere storico ed escatologico della rivelazione. E in questo ambito trovo particolarmente feconda la prospettiva offerta da Pannenberg, il quale considera il pluralismo, la libertà religiosa
e la legittimità di uno spazio comune secolare come una conseguenza della serietà con la quale Dio prende la storia e conseguentemente della serietà con la quale siamo invitati anche noi a sposarne la progressività e la complessità. Lo yavismo può essere espresso come l'espressione di un Dio che appunto prende sul serio la storia. L'apparente rifiuto di Yahweh di dare il suo nome, quando risponde a Mosè, sono colui che sono, so che le interpretazioni di questa frase sono molteplici, però io la interpreto come una maniera di sembrare di dire da parte di Dio, una specie di rifiuto da parte di Dio di dare il suo nome, quando in realtà rimanda questa risposta al solo modo nel quale è possibile conoscere Dio realmente, vale a dire nel quadro di una relazione che si dispiega nel tempo. Così io sono colui che sono, vuol dire io sono colui che agisce come agisce. Sono colui la cui identità si manifesta nel mio agire. Solo vivendo concretamente e fino in fondo una storia con Dio, impariamo realmente a conoscerlo, principio del resto valido anche per le relazioni umane. Solo vivendo con qualcuno impariamo veramente a conoscerlo. E di fatto Yahweh prima stabilisce la relazione, chiamando, cioè l'alleanza, ed entra nella nostra storia prendendoci dove siamo, poi ci conduce nel deserto per parlare al nostro cuore, e solo nella dinamica di questa hesed, di questo amore, di questa pazienza, portando il peso, di questa tenerezza anche, portando il peso della nostra lentezza e della nostra resistenza a Lui, ci introduce per mezzo dello Spirito nella verità tutta intera. Se tale maniera di agire è presentata dalla Scrittura come il nome stesso di Dio, è perché prendere la storia e la nostra umanità sul serio non è semplicemente l'espressione della condiscendenza di Dio, ma appartiene alla sua identità. Questo è chi Dio è. A maggior ragione, dunque, tale relazione con la storia deve strutturare l'identità del suo popolo, della sua Chiesa. Questa verità di fede ha delle conseguenze importanti rispetto all'evidenza con la quale il messaggio evangelico si diffonde nel mondo e conseguentemente rispetto al rapporto dei cristiani nei confronti di tutti gli altri interlocutori nello spazio secolare, siano essi le altre religioni o chiunque abbia diverse e anche opposte convinzioni morali e spirituali. La rivelazione intesa in questo senso, infatti, non può essere separata dai fatti storici attraverso i quali essa si dispiega. L'evidenza della rivelazione appare solo nella misura nella quale essa è effettivamente mediata attraverso i fatti storici. E ciò comporta tre conseguenze. Fatti e interpretazione non possono essere separati. Il senso dell'evento è nell'evento stesso, quindi vuol dire che solo vivendo concretamente l'evento, sperimentandolo fino in fondo, capisco quello che l'evento significa. Seconda conseguenza, la rivelazione è completa non all'inizio, ma alla fine, solo quando l'evento o la serie degli eventi storici si sono svolti fino alla fine, completamente. Terzo, non è possibile stabilire distinzioni negli eventi storici concreti fra una storia della salvezza e una storia universale, perché c'è una sola storia, c'è un solo Dio, all'interno del quale c'è certamente una storia privilegiata, ma che è destinata ad espandersi a quella di tutta l'umanità. La rivelazione, dunque, non viene mediata solo attraverso parole e proposizioni, anche se queste parole fanno parte degli eventi, ma va sperimentata storicamente vivendo l'evento fino alla fine. E siccome c'è una sola storia, e che il vero senso di un evento è svelato dagli eventi successivi, è solo alla fine della storia universale che la rivelazione sarà completa, che si avrà accesso al significato completo degli eventi salvifici. Insomma, l'evidenza della rivelazione è escatologica. Quindi nel tempo presente, e questa è la conseguenza di questo, diciamo, di questa verità teologica, nel tempo presente quindi c'è spazio per diversità di opinioni, per interpretazioni provvisorie, non perché, badiamo bene, non esista un senso oggettivo e unico dell'evento, ma perché, a causa della nostra storicità, avremo accesso a questo senso profondo dell'evento solo alla fine della storia.
Questo spiega perché la secolarità, nel senso procedurale, nel secondo senso che ho evocato più alto, quello ampio, risulti come conseguenza della natura stessa della fede biblica, vorrei dire, non solo cristiana. Ecco perché, pur proclamando gioiosamente e fiduciosamente la propria speranza, il cristiano non è turbato dalla non evidenza del proprio credo. Il nostro credo non è evidente, e lo sperimentiamo tutti i giorni, e accetta che esso debba confrontarsi con altre interpretazioni e di doverne rendere ragione. Nessuna di queste interpretazioni, compresa quella cristiana, può pretendere di imporsi sulle altre perché tale evidenza non è emersa ancora, non è evidente. Non vi è differenza, sotto questo punto di vista, tra la pretesa del cristianesimo e quella di un'altra religione di essere la rivelazione del vero Dio. In questi casi, cristianesimo compreso, la conferma non può essere cercata in una qualche rivelazione diretta, preliminare, immediata, ma solo alla fine dei tempi, quando gli eventi avranno completamente dispiegato il loro senso. Certo, crediamo che in Gesù, come cristiani, abbiamo la pienezza della rivelazione, qui non si tratta di negarlo, non si tratta di negare che per un cristiano Gesù è la verità e che abbiamo ricevuto da Lui lo Spirito che ci introduce in questa verità. Ma proprio perché la verità è prima di tutto una persona, Cristo, ed una relazione, lo Spirito Santo, essa si manifesta solo attraverso il dispiegamento di questa stessa relazione e sarà piena solo quando Dio sarà tutto in tutti, cioè alla fine. Insomma, il cristiano è e dimora esposto come ogni altra persona alla non evidenza di Dio. Questa per me è l'affermazione chiave. Il cristiano resta esposto, come ogni altra persona, alla non evidenza di Dio. Gesù disse a Tommaso: «Perché mi hai visto, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Il non vedere, la non evidenza, sono alla base della beatitudine della fede, fanno parte della povertà in spirito del credente. Sulla base di queste premesse, si percepisce meglio quanto articolare correttamente spazio liturgico e spazio secolare sia un'operazione delicata. Non è possibile, infatti, ridurre tale relazione ad un'opposizione tra sacro e profano, tra luogo nel quale la presenza di Dio sarebbe evidente e luogo nel quale non lo sarebbe. Anzi, per la maggior parte dei nostri contemporanei, il luogo che noi consideriamo sacro è un luogo nel quale la presenza di Dio non è evidente, dando del resto per scontato che il sacro sia la categoria adeguata per esprimere quanto avviene nell'esperienza liturgica. Lo spazio che chiamiamo secolare non è profano, ma risulta direttamente dalla condiscendenza, dalla misericordia, dalla pazienza, dalla relazione attraverso la quale Yahweh entra nella storia. Insomma, lo spazio che chiamiamo secolare è uno dei modi della presenza di Dio. Ripeto, lo spazio che noi chiamiamo secolare è uno dei modi della presenza di Dio. E se vi è un carattere di questa presenza, che sia lo spazio secolare che lo spazio liturgico condividono, è proprio quello, appunto, della non evidenza di Dio. Mi permetterete allora a questo punto di fare una piccola parentesi per prendere coscienza del vantaggio di riferirsi non vagamente all'esperienza di fede, ma concretamente alla celebrazione liturgica per cogliere la relazione tra cristianesimo e società secolarizzata. Il titolo di questo intervento non è esperienza di fede e secolarismo, ma celebrazione liturgica e secolarismo. Qual è il vantaggio di riferirsi alla celebrazione liturgica per cercare di capire questa problematica? Siamo certamente tutti profondamente debitori, soprattutto in questa sede, nei confronti della svolta antropologica raneriana e del suo tentativo di superare l'estrinsecismo di matrice scolastica. Sfidando l'antropologia sul suo stesso terreno, Rahner ha affermato l'esistenza di una dimensione trascendentale dell'esperienza che costituisce un confronto pretematico con l'assoluto, mostrando così come nell'agire dell'uomo, nella sua coscienza, nel suo pensiero, Dio si presentasse in maniera non antitetica. La riflessione liturgica, tuttavia, trova tale approccio troppo astratto, non erroneo, ma troppo astratto, perché non è stato in grado di integrare una riflessione sul corpo e quindi sul luogo,
non riuscendo così adeguatamente a rendere conto della complessità dell'uomo e della sua struttura mediata e quindi dell'esperienza liturgica. È stato così auspicato in ambito liturgico, soprattutto da un mio collega a Sant'Anselmo, il professor Andrea Grillo, una seconda svolta antropologica, basata sulla consapevolezza, sempre più sentita, di una forma di dipendenza del pensiero dal linguaggio. Senza linguaggio non si ha accesso al pensiero. Della esperienza dalla espressione. Se non esprimiamo le cose, non le sperimentiamo. Ciò esige che si recuperi il valore dell'esteriorità in un percorso interiore, esperienziale, che si affermi la corporeità della fede e che si accetti di percorrere la via lunga della fenomenologia del sacro e dell'antropologia del rito per superare l'estrinsecismo. Il vantaggio, dunque, di riferirsi alla celebrazione liturgica, per cogliere la relazione tra cristianesimo e società secolarizzata, è quello di dover tener conto del corpo e quindi di dover prendere sul serio il suo condizionamento locale e storico, specialmente sotto la forma dell'ateismo e del paganesimo. E per tratteggiare questo condizionamento mi riferirò brevemente al pensiero del fenomenologo e teologo francese e del resto caro amico, il professor Jean-Yves Lacoste, che è anche un prete. Se riconosco che il corpo mi definisce quanto gli altri aspetti di quello che sono, allora la domanda chi sono è inseparabile da un'altra, dove sono? In che rapporto sono rispetto a quello che mi circonda? Ora, da un punto di vista non semplicemente locale, noi siamo qui in questa sala in questo momento, ma da un punto di vista, se vogliamo, trascendentale, cioè a priori, nel momento in cui ci svegliamo all'esperienza, scopriamo, prendiamo coscienza del fatto che siamo all'interno di un mondo, va bene? Cioè di un orizzonte che sfugge ad ogni presa, ad ogni misura e che è intrascendibile per eccellenza. Nei confronti del luogo percepito come mondo, abbiamo una relazione che, tra altri aspetti che tralascio, è stata caratterizzata specialmente da Heidegger come una relazione di estraneità, lui parla di Unheimlichkeit, e di provvisorietà, di morte, di angoscia. Quindi apparteniamo al mondo, ma il mondo non ci appartiene e non concorriamo alla sua costituzione. Possiamo solo piegarci al suo dominio. Vi siamo messi a confino come su una terra straniera, vi siamo gettati, il Dasein famoso di Heidegger, gettati lì, e in esso siamo provvisori. Ed effettivamente la nostra esperienza della relazione col mondo è quella che biologicamente siamo assemblati e disassemblati in particelle elementari e come capacità di misurarci a questo orizzonte cesseremo di esistere, moriremo. Questo mondo, così percepito in questa maniera, è senza Dio. Noi siamo gettati in esso, siamo senza Dio nel mondo, vale a dire che rispetto al luogo percepito come mondo siamo esposti fatalmente alla non evidenza di Dio e all'angoscia. Però sempre dal punto di vista trascendentale, il luogo si offre a noi non solo come mondo, ma anche come terra, soprattutto nel secondo Heidegger. Ci appare come uno spazio da abitare ed in cui edificare e costruire, come spazio di gestazione e di crescita, secondo quattro coordinate, la terra, il cielo, i mortali e gli dèi. Tutto ciò che vuole crescere, l'uomo, ha bisogno della protezione di una terra che lo porti ad aprirsi al cielo. E quando sentivo e vedevo queste immagini, vedevo proprio questo elemento. Queste celebrazioni che comunque religiose, che hanno o stabiliscono un legame con la terra, con la creazione in senso lato, le persone anche non religiose sentono un'attrazione nei confronti di esse, perché in un certo senso rispondono a questa, diciamo, questa caratterizzazione, questa relazione col luogo che Heidegger, il secondo Heidegger chiama terra. Così, alla logica di una esistenza secolare, si sostituisce quella di un commercio dell'uomo con il sacro. Ecco, nella relazione con il luogo percepito come terra che appare il sacro, va bene? E all'angoscia può succedere una certa serenità. Resta l'orizzonte della morte, resta la finitezza, ma queste cessano di essere tragiche e la relazione con il luogo può produrre una felicità di esistere. La serenità è garantita dalla prossimità con gli dèi, cioè dalla gestione di un sacro
che permette in un certo senso di addomesticare il mondo, di appropriarselo come terra e di abitarlo. E molte di queste manifestazioni liturgiche che vediamo così in questo modo sono di questo tipo. Questi dei, questo sacro, non sono Dio. Dio è assente tanto nell'ateismo del mondo quanto nel paganesimo della terra. Quest'ultimo rappresenta solo il nostro tentativo di addomesticare le forze oscure del mondo personificandole e instaurando una relazione sacrificale con esse. Da un punto di vista trascendentale, dunque, questa è la cosa importante, siamo prigionieri proprio esistenzialmente, a causa del fatto che siamo corpo, ed essendo corpo siamo in un luogo, e che questo luogo lo percepiamo nativamente come mondo e come terra, siamo prigionieri di un circolo tra ateismo e paganesimo esistenziale. Infatti, anche nella relazione al luogo come terra, non scompare mai del tutto la relazione al luogo come mondo. Il mondo, il luogo può investirci come mondo o come terra, vi è certo una contraddizione tra mondo e terra, ma entrambi restano possibilità attraverso le quali il luogo ci investe, modi di sperimentare il nostro rapporto con esso. Per questa ragione, quindi, continuiamo ad oscillare tra ateismo e paganesimo tutta la nostra vita, tra angoscia e serenità, tra non evidenza di Dio e tentativo di addomesticare gli dèi. Ora, l'aspetto più suggestivo di questa analisi è che fa dell'ateismo e del paganesimo aspetti, come dicevo prima, trascendentali, cioè a priori, ineliminabili, della nostra possibilità di accesso a qualsiasi altra esperienza, non solo nello spazio secolare, ma anche in quello liturgico. Quindi anche quando diventiamo cristiani, anche quando cominciamo a credere in Dio, anche quando pensiamo che Dio sia per noi evidente, restiamo prigionieri di questo ateismo e di questo paganesimo trascendentali. E questi continuamente riemergono, risorgono. Restiamo prigionieri di questa angoscia, va bene? Abbiamo così uno strumento per valutare, da una parte, la continuità tra questi due spazi, lo spazio secolare e lo spazio liturgico, ciò che essi hanno in comune, e d'altra parte per cogliere meglio in cosa risieda la trasgressione eventuale, perché c'è una trasgressione, della liturgia rispetto a tali condizionamenti e ciò che la rende possibile. Nella liturgia ci troviamo in uno spazio che, pur non sottraendoci completamente all'ateismo del mondo e al paganesimo della terra, ci fa sperimentare qualcosa della emancipazione escatologica rispetto a questi condizionamenti. Quando nell'anamnesi, nella messa, proclamiamo, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta, riconosciamo di essere definiti da qualcosa che ci è successo, il mistero pasquale, il battesimo, e da quello che ci aspetta, la glorificazione con il ritorno di Cristo e la nostra risurrezione. Perché ne siamo sicuri? Perché queste cose ci sono promesse da colui che è fedele. Il tempo liturgico, in un certo senso, in questa maniera, non è tanto costituito dalla nostra presenza, ma dalla presenza, è reso possibile dalla presenza di Dio. E le dinamiche che caratterizzano il nostro rapporto al mondo e alla terra, cioè la non evidenza di Dio e la nostra modalità sacrale, pur restando presenti, e badate bene, restano presenti nella celebrazione liturgica, non fanno più ostacolo alla relazione con Dio, poiché ciò che ci è chiesto è semplicemente di rispondere alla presenza di Dio riconoscendola e unendoci ad essa attraverso la lode, l'azione di grazie e l'Eucaristia. Per lo spazio di un intervallo, invece di preoccuparmi di me, mi occupo di Dio. La preoccupazione che caratterizza la nostra relazione al mondo è sospesa in favore di un'abitazione serena e pacifica del presente, del sedersi ai piedi di Gesù. La scelta di occuparsi di Dio è resa possibile dalla fede. Credo che Dio si occupa di me e questo atto di fede mi dona la libertà di occuparmi di Lui, riuscendo a sospendere, si può sperare, per un intervallo di tempo, questa logica della preoccupazione e dell'affanno. Le ipoteche del mondo e della terra, la preoccupazione, non cessano di regnare sull'esperienza. Restiamo preoccupati durante la celebrazione liturgica, anche se crediamo alla presenza di Dio. Restiamo anche capaci di annoiarci
o restiamo capaci di sacralizzare anche la celebrazione liturgica e di trasformarla in una maniera di appropriarci del divino. Tutte queste cose restano presenti, ma almeno sono spogliate della loro ossessività, sono relativizzate. La liturgia non è la parusia, non è la presenza definitiva evidente di Dio, ma già come presenza pre-escatologica e reale di Dio ha la proprietà di neutralizzare tutto quello che tiene l'uomo lontano dalla parusia. Il tempo liturgico è un presente che, perché investito dalla presenza di Dio, è saturo di senso e permette già di godere di una presenza. Le rivendicazioni escatologiche di Dio si sostituiscono alle rivendicazioni storiche del mondo, permettendo una certa relativizzazione del nostro essere nel mondo che non sia semplicemente un divertimento, inteso pascalianamente. Scegliendo di liberarmi per occuparmi di Dio, malgrado la sua non urgenza, Dio può sempre aspettare, e la sua non evidenza, ci sono altre cose da fare che sarebbero più urgenti, sconvolgo, dice Lacoste, una frase molto bella in francese, j'affole le souci, sconvolgo la preoccupazione, dice, ma così facendo rivendico la mia libertà e la mia vera umanità, la mia vera identità, il mio io liturgico. Un ultimo cenno vorrei farlo riguardo alla relazione tra celebrazione liturgica e spazio secolare, riguardo alla storia più particolarmente. Questa analisi condotta finora ci ha permesso di verificare che esiste una reale continuità tra spazio liturgico e spazio secolare. Entrambi sono esposti alla stessa non evidenza di Dio e devono fare i conti con gli stessi istinti pagani, o idolatri, se volete. E che la distinzione tra di essi non va cercata nell'opposizione tra sacro e profano, ma nel riconoscimento che in questo spazio aperto dalla presenza di Dio vi è abbastanza perché sia possibile per un tempo sottrarsi alla preoccupazione del mondo per occuparsi di Dio. E si può sperare permettere al suo regno di avvenire un po' di più. E a questo riguardo, un'immagine semplice ma molto suggestiva esprime bene quanto modesto e al tempo stesso quanto proprio per questo efficace possa essere l'interazione tra spazio liturgico e spazio secolare. Sappiamo che concretamente nello spazio liturgico il Signore e il servo, per prendere in prestito da Hegel una delle figure più emblematiche della sua dialettica della storia, si ritrovano a pregare insieme, il ricco e il povero, il signore e il servo. I loro rispettivi ruoli nella storia e nella società, con tutta la problematicità e la violenza che li caratterizzano, non sono magicamente annullati. La liturgia però permette una sospensione delle dialettiche che fanno la storia. Colui che prega è e resta padrone o servitore, ma per il fatto stesso di pregare insieme, la loro relazione cessa di essere la dialettica che conosciamo o diventa una versione più complessa di questa dialettica. Nella celebrazione liturgica, pur solo durante un intervallo, sono simboleggiate e si verificano una pace, una fraternità, che dal punto di vista della storia dialettica appartengono all'utopia o all'escatologia. E poiché ci si sa convocati dalla presenza di Dio, nello spazio liturgico, e poiché chi si sa convocato dalla presenza di Dio nello spazio liturgico è consapevole del fatto che in esso si manifesta l'identità più autentica dell'uomo, tale partecipazione liturgica non lascerà intatte la violenza e l'ingiustizia della storia e più generalmente la partecipazione alla vita della città. Grazie alla celebrazione liturgica, la pace escatologica non è utopica, cioè senza luogo, ma ha già qui e ora un luogo, anche se provvisorio e fragile. Così capiamo meglio in che senso la logica della celebrazione liturgica fa apparire la vera identità dell'uomo, anche se solo transitoriamente padrone e schiavo, ricco e povero, appaiono come saranno alla fine, uguali, fratelli, sullo stesso livello. Così la logica liturgica impedisce che la violenza sola pretenda di governare il mondo, domini la sfera secolare. Concludo. La prospettiva che abbiamo abbozzato
con l'aiuto di questi pensatori, un po' Pannenberg, un po' il mio collega Grillo a Sant'Anselmo, un po' il padre Lacoste, mettendo un po' insieme teologia, fenomenologia, ma cercando di farlo prendendo gli elementi più evidenti di queste riflessioni, evita, e questo credo sia il punto più fondamentale, la tentazione estrinsecista nella relazione tra spazio liturgico e spazio secolare, e tenta di cogliere la continuità che esiste tra i due a partire dall'unica, da una parte nell'unica azione di Dio nella storia e nel suo carattere scatologico, e dall'altra nel carattere mediato attraverso il quale l'azione salvifica ci raggiunge e che prende sul serio non solo la storia, ma anche la nostra corporeità con le sue determinazioni legate al mondo e alla terra. Il punto importante è che anche cristiani, anche credenti, abbiamo molto in più in comune con ogni altra persona, a qualsiasi religione appartenga, quali che siano le sue convinzioni spirituali e morali, di quanto potrebbe distinguerci da essa. Con ogni altra persona abbiamo soprattutto in comune il fatto di essere ugualmente esposti alla non evidenza di Dio, all'angoscia, se vogliamo, o all'ateismo, strutturalmente. Lo spazio secolare, allora, non solo non è un male minore, ma corrisponde in qualche modo allo spazio liturgico come luogo ineliminabile e parallelo di una certa presenza di Dio, di una certa azione di Dio nella storia. Tale presenza e tale azione restano per noi misteriose, e l'umiltà nel riconoscimento di questo mistero deve continuare ad ispirarci leale rispetto nel dialogo e nell'ascolto reciproco fino alla fine della storia, fino a quando non apparirà il senso finale degli eventi, non come il risultato finale e cumulativo delle nostre interpretazioni, ma perché l'agnello, allora, finalmente prenderà il libro e ne aprirà i sigilli. Vi ringrazio. Thank you very much, Father Luigi, for this very fine and subtle presentation of an analysis of the relationship between the liturgical celebration and the secular state of human beings. And we're now opening the third and final phase of our evening tonight, open to discussions with the two speakers. You're invited to present yourself and your questions that you have. There will be a microphone passing, so just if you can raise your hands and make yourself visible. Yeah, sure. Okay. I have a question, and I'm trying to think about the gap between what I said and what you said. I spoke from the experience of the people, and you spoke from the philosophic, very high levels philosophy of people. Do you feel that, I'll ask it from both directions, do you feel that religious people really can respond, or their approach to secular people will be as, you know, accepting that them and agreeing that they are also part of the big game? And from the other hand, will secular people claim towards you that you are trying to occupy them and, you know, describing them in a different way than they want to present themselves? Shall I answer in English or in English? I'm persuaded that everything depends on how seriously we become aware of the limitations of our own religious experience. We have a tendency as believers to, this is inevitable, this is human, to use this certainty as an instrument of self-affirmation, and so to overplay, to stress the level of certainty we claim to have. And, you know, it's not that we don't, because belief gives us a real kind of trust, a real confidence. But one thing is this, another thing is
is the idea that what is evident for me is absolutely, or should be absolutely evident for everyone else, which is not the case. I mean, it's kind of is a common evidence. So and it is not an accident that this is a kind of thing which is better understood by the people who are more, who have had more experience in life of prayer or in relationship with God. So the saints in particular seems to be those who are more humble in their relationship with everyone else. There's a whole very significant tradition in mysticism in which mystics feel a kind of participation in the atheism, in the inability to believe of people, because they are kind of exposed to God's darkness in a special way. So to me, from the side of religious experience, I think that it's not just a question of being polite, but is a question of being honest about the certainty of our faith that pushes us to be respectful of other views and of the fact that if someone comes to believe, it's not because he's smarter than other people, mm-hmm. but because mysteriously he's been given this gift. From the side of the secular world, I think that people are very sensitive to this kind of respect. Because when they recognize that if I want to be in dialogue with you, it's not just because I want provisionally to listen to you so that then you listen to me, but because I really think that the God in whom I believe is acting in your life as much as acting in mine, and that we both are together in this history, which is as mysterious for me as it is for you, then I... And this probably reaches what you say. I'm open to learn from you. I'm open to learn from you because I believe that God is speaking through you as well. Now, I'm not obviously giving up the elements of discernment which I have in my own tradition, so the gospel and so on and so forth. And you know, I believe that there is some at least elements of discernment which are fundamental. And yes, truly I listen because I really believe that God is speaking through you and in your experience. And in these experiences, God is speaking. Mm-hmm. God is speaking. I have a question for you, Rabbi. When I said your speech was provocative, I think, especially referring to maybe the elephant in the room, and that is that you claim at the end that there is an impact of the secular back towards practicing the Orthodox Jewish liturgy. Do you think, well, how far can this go? Are there criteria? In general, we can affirm, of course, that, and we may agree to that, but in concretely, where does this then stop, or is there a way of confining this, or would you say, no, this is open and it could really revolutionize the whole tradition? I really don't know. It's a internal question. First of all, never say never. You know, you really cannot expect and cannot have a broadcast what will be the future. No one could think 55 years ago that Nostra Aetate will be, you know, created. You never know. And the pressure to change the tradition is very strong. It's very strong. Why? Because we are two big things were changed in Jewish history. The first thing is the Zionist movement and the establishment of the State of Israel coming back to be a nation, a state, being connected back to life, to agriculture, to nature, and most of our prayers were created when we were in the diaspora, when we were all around the world, when we didn't have a self-identity as a state, as, you know, normal people that are conducting their life.
And the gap is becoming very, very strong. I mean, my kids, or even myself, my students, are asking, why are we continuing to recite those old prayers when they don't have any meaning? You know, it's not because we don't believe in God. The opposite is because we so believe in God, so it should be relevant. It should be connected to the situation today. The second reason is the postmodern environment that we are all part of it, and where philosophy and all kinds of intellectual ideas are less, I don't want to say less important, but I want to say that the experience and the new age and trying, for instance, one day to pray this way and then to another way, and to the tradition is not so important. What's more important is getting up every morning from the beginning and find your way to God. Those both phenomena have a lot of pressure on the current holidays and especially in praying. Now, you must understand that we pray three times a day, and the morning prayer, I mean everyone, not only priests, everyone, every religious person, it takes a lot of time. So people want to at least know that the investment of time is reasonable and is meaningful and is doing something. And when they come every morning to the synagogue and actually reciting words that are not changing them. There was a very Hasidish rabbi that said, if you are after praying the same you were before praying, so why did you pray? And this is not the situation today, you know. And when you recite old tradition words, it's not changing you. It doesn't have any revolution. So therefore, now from the other hand, as I said, we are very conservative. We don't like changes. We are afraid from changes because we saw also that there were nominations in Jewish history that made changes and disappeared, like the reforms or whatever. So therefore, we are struggling between the need of changes and, from the other hand, our bad experience from doing them. This is the reason I really don't know what will be, and I said it in my presentation, especially regarding the role of women in synagogues, because there is it's something that, you know, I'm looking about, let me say a few words about my daughters, okay? My daughter, I have one daughter, she's a professor of electronic engineering, she's lecturing, has a very high position in Ben-Gurion University. My other daughter is she's practicing as a psychologist, clinic psychologist, very attractive, and she has 4.5 children, and she is a basketball player in the league. Where, you know, and they do everything. I have 2 daughters and 5 boys, but I'm talking about my 2 daughters now. And when they come to the synagogue, you saw the pictures. They're upstairs somewhere, not conducting, not involved, not nothing. Now, as a rabbi, this is our tradition, but the pressure becomes very, very strong. So I spoke from the experience, from the desire. I didn't speak from the intellectual and philosophic point of view, and I think I really enjoyed this evening because there were 2 different presentations. One is from the philosophic point of view, and it was really outrageous, and and I spoke from the experience, and now everyone can see the 2 directions of facing the secularism and praying. Good evening. I actually have a question for the rabbi, if I may ask.
Rabbi, I have two questions. The first is, among the types of community or experience that you described, I wondered if, I mean, maybe this is self-evident, is there a kind of a logical sequence between them that is always there, or could we say that, I mean, I'm very ignorant about the state of Israel, but in the communities that you come from or you're describing, would there be all of those different communities present, and would there be a kind of flux between the types of profile you've described? So, you know, some are in the completely rejecting phase and have simply never moved beyond that and have no desire to, and so on and so forth. Is it unidirectional, roughly, in what you described? I mean, it goes back a little to Father Philip's question, but so that was the first question. And then let me just quickly add to that, because I wanted to observe that within the Catholic world, and I think based on the country I come from, South Africa, I've observed amongst extremely active Jewish communities also that some of the most thriving communities are extremely Orthodox, so extremely conservative in a very full kind of way. And I don't think that they're only kind of fuga mundi communities. I don't think they're just on flight from the sort of secular world, but I guess what I'm saying is there's something to add to the profiles that you gave us, perhaps, certainly for Catholics also, that there are some, anyway, who find new meaning in old texts or old ways of doing things. That's enough. There was a very famous show actor. His name was Shaiky Ophir, nobody knows him, he died. And he had he made an English teacher that is trying to teach Hamlet in an Arabic school. And one of the famous sentences there was, what's the difference between a monologue and a dialogue in Israel? And his answer was, a monologue is when one person speaks to himself. A dialogue is when two persons speak to themselves. And that's from the point of the perspective of the declaration. I mean, every community declares that they are the only truth that there is. No, and they reject shifting from here to there and adopting ideas, and everyone says, I am pure in my way, ultra-Orthodox or Zionist religious or modern Orthodox like we are, or secular, whatever. So this is what they declare. But what I wanted to show in my presentation, that even if you declare that you are doing exactly the same and you are not changing anything, you are changing, things have influence on you, you have a kind of a dialogue, not direct one. There's no, unfortunately, I can really say that, unfortunately, there's no direct dialogue, so therefore there's no direct transmission or moving from here to there. But actually, things are being changed, and I think the most strong factor is the internet. I mean, the authorities are losing their position. Because ultra-Orthodox, definitely ultra-Orthodox, but not only them, are based on authorities that are very strict, very strong, leading their way without changes. But the internet is exposing and demonstrating everyone else. You can search, you can navigate, you can go everywhere, and things are here and there, people are changing. That's one thing. But not officially, not without demonstrating or without expressing the importance of adapting things from other ways. This is what's happening today. Now, you must understand that religious people are committed. I mean, they are leading the praying because they are three times a day and Shabbat and whatever, and they're committed. Secular people, when they like, they come. When they don't like, they don't come. They don't have any, they're not devoted, yeah? So therefore, their influence is much less because they're not part of the big game. Saying that,
From the other hand, it seems that their praying is much more emotional, is much more, it has a lot of more effective, emotional effectives on them. So therefore, we are looking and we are asking ourselves, what can we do in order to, as I said, refresh our prayers, continuing our tradition, our liturgical way, or whatever, but refreshing it in new commentating, in new ways of saying that, new directions of thinking, and especially new active ways, like dancing, singing, and bringing everyone to have good experience in the synagogue. Okay. I just wanted to add something to the fact, which is indeed true, that a lot of communities who seem to be or are more conservative liturgically, or doctrinally often, but liturgically, seem to be thriving in many places. Now, I think that this is a very ambivalent phenomenon and needs to be not to be taken at its face value. And when I say this, the link to the what I try to say in my paper is that precisely because even in that space we remain conditioned by our humanity, we have to check even within the liturgical space which are the instincts that are playing. And we have to acknowledge that very often the instincts which are playing in the liturgical space might be very pagan. And the reason why they are successful is because they kind of correspond to an anxiety, to a need of identity, to all sort of reasons that might attract a certain kind of people. Now, I'm not saying that this is bad or this is good. I'm saying that in whichever experience, the criterion by which we have to judge it is not just the number of the success, but precisely, or even more, when it is successful. We have to look more closely whether all the reasons why this is working are the right ones. Because we might often realize that the reasons are not the right ones. So I wanted to say something about that. I'll say, the prophets really said that the reason that people are coming to the temple, but on the way there to the temple, they are stepping on the orphans and on the widows and the strangers and are, you know, is something very important. We have to ask ourselves, what's the real things? I mean, not only to justify, not only to check the numbers or the continuation. For instance, the ultra-Orthodox and also we, the modern Orthodox, our birth rates are much, much higher than secular people. So therefore, if we count numbers, the conservative, Orthodox, ultra-Orthodox, modern Orthodox are much more developing and escalating and promoting. But it's very important to check the right reasons and the wrong reasons, because many times, we can say today about ISIS, yeah, when people face God or meet God and the divine and the revelation, it not always doing good things. That's good things. I mean, we have to check ourselves also, what are the consequences, and actually if we are becoming good people, or this meeting is really, it's a withdrawal from humanity and from morality and from ethical behavior. I have one question that is first and foremost a question to Father Luigi, but then it becomes a question then for both of you. Let me try to say this because I need to summarize what Father Luigi said, and I hope I do this right. So I was intrigued by this reflection on, let's say,
enlarging the situation of human beings as transcendental beings, but not only towards in a Ranarian sense, towards the asthmatic Holy One God, but also to atheism on the one hand and then idolatry on the other. And here comes my question. I do think, and that is maybe inspired maybe by this Jewish-Christian encounter, that there is a substantial, essential difference between atheism on the one hand and idolatry on the other. I would say, and this comes now to this, I think it makes sense to me when we speak of prayer in terms of a secular prayer to the unknown, maybe even the not known, maybe it's some sort of an atheistic prayer. It somehow that makes sense to me. I find it difficult to accept that there is something like maybe prayer that I would consider really true prayer to an idol, because there is for me immediately then a connotation, a moral connotation in it, that it is really an active turning away, classically speaking, a sinful activity involved in this, which to call that sort of a transcendental situation, then again, is somewhat, I find that personally problematic. I don't know how you could react to that. So for me, in other words, there's really a quality difference. I mean, this was Heidegger, no? So it's a philosophical reflection that somehow I think does not really take into account. I don't think, in other words, again, doubt or really not knowing is a different situation from putting some incense in front of an idol. That's, to me, to my mind, these are two different operations of a human being. And how do you see this? What I find interesting in this analysis, and I don't think one needs to subscribe to the whole of it, I think is one an instrument to think, really. Yeah. What I find interesting is that accepting the idea that even when we are in God's presence, and this was a bit what we were saying, we bring with us what we are, our humanity. And our humanity either will be exposed to doubt because God is not evident, or will always try to use, even when we believe, when we believe in God, and our faith is sincere, still we have constantly to discern the spirits. I mean, in the Ignatian tradition is very important. We constantly have to see whether in the act of praying, in the act of desire in particular, our desire is not being hijacked by something else. And that's what I would call in that case paganism or idolatry. And accepting that these are permanent temptations, not something which, you know, we can say it's once we go into the sacred sphere, these things are kind of magically eliminated. No, the experience is that, you know, they are just as present there, and they are just as polluting of our religious experience somehow as outside, and sometimes even more, because the religious can be such a powerful catalyst, especially for power and for that somehow it can be even amplified by the religious experience. That I think, to me, keeping them under my eyes, the non-evidence of God, and both of them, A, because stress my solidarity with every one person, and so I don't put myself, because I'm religious, in a different space. And secondly, to kind of try to be more vigilant as to the truthfulness and authenticity of my religious experience. So I think, as a kind of almost heuristic elements, I find them interesting. That would be my answer to your question. It's a very good question, first of all. It's a really a very, very good question. And I have to think about it more, but I wanted to say one thing. Religion, or the notion of religion, is built out of many factors. It's theology, philosophy, ethics, experience, practicing, whatever.
And so therefore, when you are comparing between idolatry and atheism or whatever, so in some factors they're similar. In factors there are a big contradiction between them, and in some cases it's really they are almost the same. I mean, so it depends on what factor are you checking. I'll only say one interesting thing. There's a very old Jewish story, I mean, 2,000 years ago, that people, the Jews 2,000 years ago, felt that they cannot combat the desire to idolatry. And therefore they prayed and they asked God to leave them. I mean, to chase out the notion towards idolatry, and that will be pure. And God said, okay. He said, okay, I'll do it. And suddenly, from the temple, they saw that the idolatry notion is gone out. This is the story. Now, the common interpretation of the story is one that inside the temple, the notion towards idolatry is there. And you always have to purify your belief, because they are twins. I mean, that's one thing. But from the other hand, and that's, I think, a very nice analyst said, that since then, we don't have even the desire towards, you know, towards the belief. We do it. We have a lot of suspicious. We don't have evidence. So we lost something. I mean, when you don't have the idolatry, we call it yetzer. When you don't have it, you don't have in the same time your connection with God is reducing. I mean, we must understand both sides. So therefore, there is a similarity between worship and the real belief. But from the other hand, you said, I think, right things, and that we have to see that there are big things that are together between idolatry and atheism. So my answer is the following. Depends in what factor. In what factor of religion you can check the relationship between idolatry and being a kind of atheism or whatever. Thank you. Thank you very much, especially our two speakers, Padre Luigi and Rabbi Sherlo. Our next appointment here is for February 17th. It's with Professor Zakovic and Innocenzo Gargano, Approfondimenti Biblici sul rapporto tra memoria, oblio e perdono. We have to terminate at this point. I thank you so much for your faithfulness. Keep on being faithful to us in this new year, and a very good evening to all of you. Thank you.